Il Teramano si è fatto trovare pronto all'entrata in vigore dell'obbligo di Green Pass sul posto di lavoro con l'alta percentuale di vaccinati. Nel comune di Teramo, con circa 240 dipendenti, i non vaccinati sono circa il 6%. Per i dipendenti il controllo avviene negli uffici ad opera del personale indicato, che se ravvisa qualche anomalia riferisce al proprio responsabile e poi all'ufficio del personale per i controlli e le penalità di rito. Una situazione estremamente tranquilla, estremamente sotto controllo. Nei giorni passati tutta quanta la governance, la dirigenza dell'ente si è riunita, ha verificato quelli che erano i protocolli da andare ad attuare e questo giorno, quando siamo entrati nelle strutture, non abbiamo riscontrato alcun tipo di difficoltà, una sensibilità evidente dagli stessi dipendenti ai quali va il nostro ringraziamento per l'essere stati ligi a quella che è la normativa. Ci sono evidentemente delle singole situazioni di dipendenti non vaccinati che comunque stanno mettendo a disposizione il tampone effettuato nelle tempistiche previste e quindi anche loro sono coperti da Green Pass, seppure con una formula differente. Parliamo di una forbice estremamente minima, una percentuale risibile rispetto al complessivo dei dipendenti e quindi siamo estremamente fiduciosi sia della bontà di questo provvedimento, che in qualche modo ci aiuta ad uscire dalla fase pandemica che stiamo vivendo, sia per quanto riguarda la risposta che abbiamo ricevuto da quelli che sono i dipendenti dell'ente. Dal punto di vista pratico, come funziona il tutto? Abbiamo provveduto a fornire un vigilante all'ingresso di ogni struttura, il quale è incaricato di verificare il possesso del Green Pass e quindi o della vaccinazione o del tampone o della guarigione da parte del soggetto che si reca all'interno degli uffici. Questo è l'iter, soltanto quando si accende la luce verde in qualche modo si può entrare all'interno delle strutture. In caso contrario, purtroppo, il comune resta off limits.